La Regione Abruzzo riceve dal governo 600.000 euro da destinare alla formazione dei medici di base e alla campagna di comunicazione sulla vaccinazione antinfluenzale. Peccato che l'ente regionale abbia deciso di destinare la quasi totalità del finanziamento alla formazione, lasciando solo una somma residua di 50.000 euro per la comunicazione istituzionale. Insorge l'Ordine dei giornalisti, che reputa la scelta lesiva per l'intero settore e ricorda come gli organi di informazione, soprattutto in questi mesi di emergenza, abbiano svolto e svolgano un ruolo coraggioso e autorevole. A fronte di uno stanziamento di 650.000 euro ai mezzi di informazione che dovrebbero sollecitare le persone a vaccinarsi proprio per evitare di confondere l'epidemia Covid con i sintomi influenzali che sono tipici della stagione, soltanto 50.000 euro sono state destinate ai mezzi di informazione. Questo inserito in un contesto più ampio di sottovalutazione dell'importanza della comunicazione istituzionale descrive un quadro, disegna un quadro assolutamente deprimente. E allora io credo che le istituzioni, la Regione, debba fare uno sforzo in più quando riceve da parte dei fondi statali per questo tipo di interventi. Non dovrebbe sottrarre fondi alla comunicazione istituzionale, ma dovrebbe invece incentivarla questa cosa, perché svolgiamo un ruolo fondamentale, lo abbiamo dimostrato durante il periodo dell'epidemia, che il nostro ruolo è un ruolo centrale, perché si batte contro le false informazioni, perché si batte contro la disinformazione, perché queste cose, se passano, sono ancora più pericolose della pandemia. E allora io credo che da parte delle istituzioni, ripeto, c'è bisogno non solo di destinare fondi, questi fondi finalizzati alla comunicazione, ai mezzi di informazione abruzzesi, ma vada fatto addirittura un passo ulteriore, che è quello di approvare una legge regionale sull'editoria che quasi ormai tutte le regioni hanno e che rappresenta, come dire, un elemento importante per la vita democratica e per la conoscenza che le persone devono avere, una conoscenza consapevole dei problemi e dei fatti. Quindi al di là di questa vicenda io credo che si inserisca in un discorso più ampio, più generale, su cui noi non possiamo assolutamente come categoria ormai indugiare oltre, dobbiamo assolutamente mettere di fronte le istituzioni regionali, ma anche le amministrazioni comunali di fronte a queste responsabilità, che sono responsabilità molto grosse.